Sì, siamo in compagnia di Alessandro Micai. Innanzitutto complimenti per l'avvio stagionale e anche per la prova di quest'oggi, soprattutto protagonista in diverse fasi, in diverse soluzioni del Perugia, soprattutto la gran parata nell'avvio di ripresa decisiva per tenere in quel momento la Salernitana sul risultato di pareggio, poi protagonista con i compagni di questo successo prezioso in chiave classifica ma in chiave stagionale. Mi è capitato poche volte di ricevere così tanti complimenti dopo aver fatto un fallo da rigore. Comunque ne prendo atto e sbaglierò di più a questo punto. No, comunque, a parte gli scherzi, sì, sono contento di aver dato il mio contributo alla squadra, ma quello che più mi importa rendere noto è che c'è stata una grande squadra e un grande intento, una grande unità di intenti per raggiungere appunto la vittoria e i 3 punti, che è l'unica cosa che conta. Nota dolente, lo dico io, l'errore effettivamente in uscita con il calcio di rigore giustamente assegnato al Perugia. Sì, ho avuto un attimo di ripensamento perché nel primo tempo su Mustacchio sono andato a contrasto con lui e pensavo di avergli fatto male perché evidentemente, cioè, era evidente il fatto che gli sia andato addosso forte. E lì nella corsa, nonostante ci fossero stati i miei difensori a coprire bene il taglio di Melchiorri, io sono voluto uscire e ero tra virgolette anche in vantaggio. Poi mi sono fatto prendere dal ricordo di quell'intervento e ho tirato un po' indietro i remi in barca, come si suol dire, e mi ha fregato, è stato bravo lui. Le domande da studio. Sì, allora, ciao Sonia Lantela, complimenti per la vittoria. 3 punti importanti in vista di una sfida non semplice, la prossima contro il Crotone. Come dovrà affrontarla la tua Salernitana? Buonasera a tutti intanto. La Salernitana che andrà a Crotone sarà la Salernitana che scenderà in campo tutte le volte, ogni giornata, sempre determinata e sempre con le antenne dritte. C'è qui Luca Esposito che deve darti una comunicazione. Già lo sa perché ne abbiamo già parlato con lui, però lo Vabbè, facciamo sempre vedere formale, anche io ufficiale. già lo so, il nuovo me lo farai in maniera formale. Allora, innanzitutto perdoniamo a Micai l'errore sul rigore perché su 9 gare, su 8 gare ha fatto grandi parate, quindi ha dato, se Salernitana ha 18, scusa, a 13 punti, 6 punti sono di Micai, quindi sicuramente è merito suo. E tant'è vero che lo scorso anno, quando era tra le file del Bari, ha meritato il premio come miglior portiere della cadetteria. Quindi verrà premiato Italia Sport Awards il 12 di novembre come miglior portiere della Serie B. Quindi complimenti, la Salernitana fortuna. Non voglio adesso parlare male di Radunovic, per carità di Dio, perché è un ottimo portiere, però quest'anno ha un grande portiere, quindi quando la squadra fa bene e la Salernitana ha 13 punti, significa la difesa, abbiamo parlato bene prima, che non subisce gol ed è costante ed è comunque si fa apprezzare, il merito è del portiere. Quindi la Salernitana su questo ruolo è andata davvero, ha saputo aspettare perché Micai doveva svincolarsi definitivamente dal Bari fallito e quindi ha fatto un grande colpo perché questo è un grande portiere. La mia domanda è questa: adesso Micai bisogna continuare così, no? Non bisogna fare voli vindarici, ma bisogna voglio dire, restare sulla terra e giocare partita dopo partita come se fossero tutte delle finali. Per Solo lui dovrà volare per le le parate. parate, Hai detto benissimo, ringrazio tutti per i complimenti, mi fa sempre piacere dare un contributo alla squadra, purché i risultati vengano costantemente. Andiamo a Crotone ora e pensiamo solo alla prossima e poi vedremo di partita in partita.